Moschea Fatih di Istanbul, funerali di alcune persone morte nel tentato golpe. Circondato da alcuni dignitari e membri del suo partito, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha di nuovo aizzato la folla contro Fethullah Gülen. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Bizler intikamcı değiliz. Cari fratelli, non dimenticate che la vendetta non spetta a noi. Il grande vendicatore è Dio. Tutte le operazioni condotte dal gruppo terrorista di Gülen avranno delle conseguenze. Quali? Quelle che deciderà il popolo. E il popolo risponde, o almeno gli uomini presenti nella moschea rispondono. Vogliamo la pena di morte. Eccolo il presunto Machiavelli, Fethullah Gülen, predicatore e politologo, leader del movimento internazionale ISMET, il servizio. Vive in esilio in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ed ha già smentito di essere l'ispiratore del golpe, ipotizzando che sia stata una messa in scena per procedere alle epurazioni.